Dormire. Sarebbe importante, lo so. Come faccio? Foscolo, Manzoni, Quasimodo, la guerra in Ucraina, le sfide sui social. Sono solo pensieri più lontani di te. Li ho scolastico, li ho fatti diventare miei inseparabili compagni, ma proprio stasera li ho smessi come una maglietta consunta, li ho appoggiati lì sulla mia scrivania che mi sta chiamando nel buio di questa stanza, che mai mi era parsa così angusta. Domani, sì, domani è lontano, lontanissimo, nonostante siano solo 8 ore quelle che devono trascorrere sino al momento in cui saprà a torturarmi per tutto il periodo che mi separerà dalla tua risposta. All'uscita, hai detto, ma davvero ci sarai? Davvero aspetterai quel momento per dirmi sì o no? Prenderai altro tempo? Ti cercherò inutilmente? Perché hai chiesto questa riflessione? Perché non mi hai detto no subito, oppure sì? Come capisco, Leopardi, in fondo è un po' sfigato come me, ma non credo che ci sarà un tema su di lui, eh? Se però lei avesse voluto dire sì, dico lei, non Leopardi, se un po' le fossi piaciuto, se il mio lungo e sconclusionato discorso su quanto sono preso da lei, sui miei sentimenti, avesse davvero incontrato il suo favore, se anche lei provasse qualcosa per me, beh, non avrebbe preso tempo. Sì, è così. Il tuo è un no a rate, per non farmi male. Ed è quindi inutile che il mio cuore questa sera sia così accelerato, che la mia mente stia fantasticando su momenti da sogno. Inutili anche i miei viaggi nell'assurdo futuro che non avremo. Però non posso rinunciare a sperare. In fondo, mi hai sempre detto che l'esame è una sciapata, un pro forma. No, forse non sei il tipo da preservarmi da una delusione alla vigilia di questa prova d'italiano. Sei sincera tu, sei schietta, troppo istintiva a volte, troppo comunque per fare un ragionamento così Sì, che vanno contorto che avanti, diventano apparterrebbe semmai grandi, solo a me e alla si mia preparano a nuovi eccessiva errori da sensibilità. guerra. E se fosse Pirandello? Ma no, che c'entra? Il pensiero che ho riposto lì sulla scrivania torna a trapanarmi il cranio, anche mentre sto tentando di dormire, di non pensarti, di non pensare neanche a lui. Di quale esame, eh? Il dramma del vedersi vivere pure è attuale, attualissimo. È quello di me, se mi rigiro in questo letto caldo e sudato, combattuto tra la certezza del tuo no e le fatue, comunque inutili, illuminazioni sugli argomenti di domani. Ma quale domani? Il chiarore fuori la finestra mi dice che è già oggi. Vocabolario, caffè, camicia, scarpe, cellulari, tanto lo ritirano. Paura, paura tanta. Non so se per l'esame o di non trovarti alla fine, ma saprò aspettare. Ce la farò a concentrarmi sulla prova, sapendo che dalla mezza in poi tu potresti già essere in strada. Ma no, non credo che ci sarai. E se ci fossi, magari sarebbe solo per salvare l'amicizia, cui io con la mia dichiarazione ho attentato. La notte porta consiglio, ho capito la tua esitazione, la tua tenerezza, il tuo rispetto verso i miei sentimenti. Non ti ha fatto dire subito di no. Ecco, sei dolce e sensibile, hai davvero tutto. L'unico tuo difetto è che non mi ami. Apnea, moto, compagni, casco, caldo, facce tese e il cuore si ferma. Ci sei tu, splendente del più bel sorriso che abbia mai sperato. Le gambe tremano. Intuisco ciò che mi dici più che sentirlo. Fa troppo rumore il cuore che batte nelle tempie. Non volevi farmi fare l'esame con il dubbio. Mi stai dicendo che anche tu hai capito che ti piaccio, che anche tu mi vuoi e vorresti che il mio esame sia il migliore della mia vita, perché sarà il nostro primo esame assieme. Ma che migliore! Sarà una cosa strepitosa! Il mio tema sarà pubblicato in tutto il mondo, sarà la cosa più bella che io abbia mai fatto perché è per noi, per te. Non c'è passato dentro di me. Non mi interessa più il futuro. C'è solo il presente di questo istante. La guerra in Ucraina, Pirandello, la violenza. Guardo i miei compagni tesi e preoccupati sui fogli bianchi. Loro non hanno te. Non possono sorridere alla vita e a questo esame di maturità.